No, comunque guarda che i nostri vezzi qua sono andati tutti in Swiss, chi in Svizzera, chi in Germania Mi sei un'altra e i volta. vezzi e tenere sbotta a casa e dopo io partire con tutti quanti con un tavolo del vigneto, è andata Vedi? bene e la va bene per il momento. Adesso questa stagione qua ogni famiglia è come un'osteria, arriva la gente, chi da mezzana a 50, chi una da 5, chi Qualcuno porta via il porta via. carton de vin. E ospitalità, pan e formaggio soppressa, e questo è il modo di vendere quel prodotto, perché se no puoi vendere anche all'uva in cantina, però la soddisfazione di vendere il vino, lì la fatica non è, cioè tu ciappa, tu va dopo con San Martino, lì arriva, lì fatica lavorare. Il nostro terreno si carica di acqua, è sotto, è salis. È salis, è una roccia dura, finché lei è coperta, dopo diventa friabile. La terra si appesantisce il possibile via, né rumeni né brasiliani. Ogni azienda si arrangia, si organizza. Che 3 giorni ha finito, quei che ho un mese e mezzo, un mese no, ma eh sì, la vi, è il mio. Vi, con l'accento persona, perché la vite, è il mio. Certo, certo. Beh. Qui vicino c'è una pizzeria, qua. Sì, sì, sì. Come si chiama? Belvedere. Pizzeria Sì. Belvedere. Di Grazie mille. niente. In tavola un po' capita quel che capita, di solito. Adesso non so se porta, perché mi sono in cucina, adesso sono scappata perché è rimasta fredda, perché nel corrente d'aria ho detto a me, quello che va a scaldarmi se non muore. Magari perché sono un po' rincoglionita ieri sera. E beh, Dio Beh. buono, ho fatto come non bere. Se no è meglio che c'erano in baracca, eh. Se no anche non tu sa, no, non tu puoi sapere qualche buon, qualche non è buono. Noi personalmente vendiamo una parte di uva perché sono appena impiantati, perché purtroppo la mia vita è stata un po' difficile e allora sono a partire da adesso come fioi. Noi vendiamo bottiglie e noi non vi ha sette l'una, le spumante, quell'altra. Vinco il fondo invece se va via 2 euro e mezzo, 3 euro a bottiglia. Questo qua è il metodo autoclave. Vinco il fondo invece è il metodo Saint Benoît. Che tu metti dentro il vin dolce, di quelle che tu vai a comprare. Comunque questo tu imbottigli a casa. Tu vieni a casa tutta la damigiana, tutta l'imbottiglia. Ecco, quella è il vinco al fondo. Perché questo tu puoi bere fino all'ultima, l'hai messo dentro e l'hai a posto. La fermentazione l'ho già fatta in autoclave, l'è pulito, l'è perfetto. Quell'altro invece tu lo metti dentro, che l'ancora dentro ci sono lieviti e fermenta, lieviti va in basso. Perché di solito il vinco al fondo è un vino frizzante, lì è un prosecco, ha le flor franco. Bene, vi lascio, va a fare Solo. qualcosa.